Il commissario Falò è un debosciato, è un depravato, è un uomo rinnovato, un uomo come questa camicia bianca dall'anima immacolata, un uomo sexy, un uomo che si spoglia con nonchalance o con noncuranza dei moralisti che l'accuseranno. Ora siamo attorniati da persone ipocrite, false, cattive. Ma mentre molta gente va giù quando viene offesa anche duramente, altri vanno sempre più su e anche altro sale maggiormente, cresce spropositatamente, in maniera spasmodica. Cari uomini, voi avete gli spasmi facciali, il frotti che un uomo spasmodicamente. Allora, troppe ripetizioni, spasmodico, falotico, un uomo che ha molte spasimanti, no, un uomo che ancora viene criticato in maniera pesante, ma le critiche non hanno più incidenza alcuna sulla sua mente perché c'è un vissuto da considerare e questo certa gente non lo considerò. Non lo reputa ancora possibile e non l'aveva considerato. Ma il falò è un uomo sconsiderato. C'è una negazione della considerazione. È un uomo ancora magniloquente, magnificente, stupefacente, clamorosamente avvenente, o forse adesso si sciacquerà nuovamente per offrire a questa società ripiena di infelicità, qualcosa di caliente e anche piccante, un uomo ficcante, un uomo strafottente, il falò. Non va mai giù, anzi, dal momento in cui qualche tenente osò attaccarlo, il falò divenne osé, s'accese, un uomo infuocato, un uomo brillante, un uomo che non utilizza la brillantina. Un uomo che, denuda la verità, e quando denuda se stesso, è per offrire uno show da esibizionista, no? Da uomo lucente, ancora piacente. Il falò. Lo conoscete questo posto, aperto tutta la notte? Allora, per motivi di privacy, ho dovuto momentaneamente sospendere, mettere in privato il video su questo ruolo da figurante. Non ho violato nessuna segretezza, però per un segreto che non esiste, dato che sono stati diffusi video e foto, il video non è stato cancellato, ma al momento estromesso dalla visione, diciamo così. Questo è un locale aperto tutta la notte. Ho preso un caffè macchiato, un caffè lungo, ne prenderò un altro per innervosirmi di più perché io sono nervoso. Soprattutto sono odioso perché sono un tipo che non si adatta assolutamente alla realtà e alle regole moralistiche di un mondo che ci schiavizza, soprattutto voi che siete dei poveri cristi che non potete permettervi la vita principesca e solfeggiare, essere anche sulfurei nella notte e vi date alle carnalità più brade. Quindi fate i bravi perché nell'ambiente mi conoscono tutti. Quando mi arrabbio divento una furia. Certa gente mi conosce. Nel commissario Falò 2, ancora un'altra volta analizzerò una situazione scabrosa da me denudata, di quando previdi la morte, e una persona torturata da atrocità incredibili a livello fisico, fu flagellata, dalla mia previsione azzeccata, perché dovete sapere che io soffro, sì, è una malattia psichica, sì, che
che porta molto dolore del dono della divinazione, del prevedere anche le sciagure mie e degli altri. Quindi, quando asserì a qualcuno capiterà una giustizia divina, soprattutto se oserà, ciò s'avverò. Adesso comincio a ossessionarmi con questo film, Killers of the Flower Moon. È un grande film, voglio vederlo. De Niro incarna la banalità del male. Quindi non c'è verso, il falò è questo, non c'è nessun'altra versione possibile, plausibile, se non l'irrazionale reso possibile da me. Non male, alle 4:20 il canto degli uccelli. Chiariamoci molto bene, bimbetti, stronzetti, nanetti, streghette. Il commissario ha fatto la ronda, poi ci sono anche le rondini. Gli spaventapasseri, vagabondi, la gente cogitabonda o la gente retrograda. Quando si parla con me, si parla con uno che non ha le vostre regole di questa società piccolo borghese e vive come vuole. Da 43, quasi 44 anni a questa parte. E credo che la lezione per certe persone sia stata imperiosa, forte, perentoria. Se vogliono affrontarmi dal vivo potrebbero, ma non possono molto. Io diagnosticai la loro fine. Avevo previsto e dissi, asserii giustamente, che sarebbe abbattuta una giustizia divina. Quindi, in totale schiettezza, buona fede, no. La gente pensa di conoscere chi è l'altro, giudicando da cosa, dall'aspetto e che cosa si aspetta. Forse non si aspettava questo e rimane inaspettatamente sorpresa. Però sospetta. Ah, viene sospettato, i sospetti di cui è specialista il commissario. E vuole vivere così. Cari uomini inibitori, che volete castigare l'emozione altrui e anche castrare le virilità del prossimo in quanto invidiosi. Non siete uomini calorosi, non emanate calore, ma puzzate, sì, si basta col vostro fetore, coi vostri cattivi odori, siete ripugnanti, nani, piccolo borghesi, e il vostro atteggiarvi, il vostro finto savoir-faire, voi non sapete nulla, voi soprattutto di me non conoscete niente, voi esemplificate, incarnate la nullità vivente, di zombie viventi che siete, quindi non siete nessuno. Quindi lo so, la gente non sa come attaccare il prossimo e non sa a cosa attaccarsi quando è disperata o quando non vuole in testa spararsi o quando cerca delle spiegazioni razionali a ciò che non era stato calcolato. Incalcolato ancora, incalcolabile, e adviene con quel retro pensiero. Da chi desume cose false perché pensa di desumere la cosa esatta, allucinante, allucinante, e al solito avevo ragione io. La gente sragiona o ragiona secondo la propria visione, del tutto adatta a se stessa, e quindi vive di proiezioni, proietta al prossimo quello che pensa. Del prossimo senza pensare giustamente che loro pensano male del prossimo, no? Di se stessi. Hanno visto male se stessi e attraverso questa distorsione applicata inconsapevolmente alla propria ottica visiva trasmettono depressione agli altri, li ammorbano, dovrebbero innamorarsi di sé. Il commissario Falò, uno che mente spudoratamente no.
Sono altre persone che mentirono, hanno mentito, mentono e mentiranno, e il commissario continua a pensare, anzi persevera in questo pensiero severo, che sono dei fottuti criminali, vanno sempre più fottuti, presi per il culo, bisogna strafotterli, no, essere proprio strafottentissimi. Sono dei criminali che sfruttano gli altri, poi li coprono di vergogna, li ingiuriano e spacciano, diramano, no? Elargiscono queste falsità, no? Dipanano la vicenda, no? Diffondono idiozie spacciandole per vere. Vedo tanta gente sterrefatta di me. Cosa stupisce questa gente? Cosa infastidisce certe persone? Non riescono a darsi una spiegazione di ciò che sono, e io non riesco a spiegarmi chi possono essere, chi siano questi esseri che vogliono inibirti e trasmettere malessere. Il commissario è unico, inimitabile.